Una cosa è essere corretti, un'altra cosa è avere ragione. Sono due cose che sembrano simili, vengono comunissimamente confuse, ma hanno non niente, però poco a che vedere. Mi spiego meglio. C'è stato quel dibattito immenso, tempo addietro, su la costituzionalità o meno del governo Gentiloni e anche su quello Renzi. Cioè, c'era una parte di pubblico che diceva: potere al popolo, basta con questi governi non eletti. E c'era un'altra parte che gli rispondeva correttamente: la Costituzione prevede che i governi non siano eletti direttamente dal popolo. Si eleggono, si votano i partiti, si eleggono i senatori e i deputati, dopodiché questi trovano un accordo, un premier e un governo. Questo è perfettamente corretto. Questo però, in realtà, lo sapevano anche gli altri. Cioè, non è che nel momento in cui agli altri veniva detto questo li stupivi, non è che questo fosse qualcosa di inatteso. Gli altri lo sapevano benissimo che il sistema funziona così. Quello che loro rivendicavano, a torto o a ragione, era che un conto è come in teoria funziona la legge, un altro conto è come in pratica dovrebbero funzionare le cose. Mi spiego meglio. È sicuramente vero che la Costituzione italiana prevede questo, ma se io ho un grossissimo spostamento di opinione pubblica da A a B, che si continuino a fare governi come se l'opinione pubblica fosse ancora su A, questo è legale ma scorretto. Perché in realtà il popolo, se richiamato alle elezioni, voterebbe in maniera non un po', ma radicalmente differente. Ora, questo è soltanto un esempio. Esattamente come qualche video fa, non mi ricordo quanti video fa, forse lo scorso video, facevo l'esempio della criminalità legale. Dicevo che lavorare da McDonald's è sicuramente legale, ma criminale. Esattamente come avrei potuto dire che lavorare per Coca-Cola o per una qualsiasi di queste grandi multinazionali è legale. Ti pagano e non vai in galera, però sei un criminale, perché se vai a guardarti tutti i processi che hanno avuto queste grandi multinazionali, se vai a vedere cosa fanno al di là dei processi, lasciamo perdere, facciamo anche finta che questi non siano mai stati processati, sono stati processati, ma facciamo finta di no, anche se non fossero mai stati processati, resterebbe radicalmente illegale, cioè illegittimo, non illegale. Perché anche se non fosse illegale sarebbe ingiusto. Facciamo un esempio: se io vado a ammazzare bambini in uno stato dove mi si permette di ammazzare bambini, non divento mica giusto, sono legale, ma non sono giusto. Facciamo un esempio, perché ora voi direte nessuno stato permette di ammazzare i bambini. Vero e non vero, ma comunque facciamo finta che sia vero. Sicuramente tutti sapete, meglio di me, che Hitler è andato al governo legalmente, in maniera perfettamente legale. Francisco Franco in Spagna è andato al potere legalmente. Siamo tutti d'accordo che fosse veramente legale? Sì. Siamo d'accordo che fosse giusto? No. Non tutti siamo d'accordo. Sicuramente qualcuno di noi dirà che Francisco Franco era un grande statista e qualcun altro invece dirà che era un dittatore. Bene. Allora, la questione è sempre questa. Cercare di capire se, al di là del fatto che sia legale o meno, che compete ai giuristi, che compete ai giudici, agli avvocati e a tutti i funzionari preposti a questo, ma non compete a noi come singoli individui nella vita quotidiana, se non per evitare di incorrere in ammende specifiche, cioè chiaramente ognuno di noi deve sapere che non si passa con il rosso e che non si superano i limiti di velocità e che non si ammazzano i bambini, perché in Italia fortunatamente non è legale. Però bisogna, per capire veramente fino in fondo una questione, se ciò che è legale è anche giusto, sì o no. Cioè bisogna vedere l'interezza, per avere ragione, cioè per aver
ben valutato la questione, per aver ben valutato le cose, bisogna avere una grande visione d'insieme, bisogna avere una concezione all'interno della quale poi si colloca il singolo giudizio, che non è detto che corrisponda esattamente a quello che dice la legge in quello specifico momento, che non è detto che per esempio corrisponda alle leggi di natura. Mio nonno, grandissimo filosofo, per esempio, era contrario alla morte e al dolore. Li riteneva delle ingiustizie. Qualunque medico gli avrebbe potuto dire che erano naturali, ma questo lo sapeva anche lui, ciò non di meno le considerava ingiuste. Il concetto di giusto e sbagliato è completamente avulso da quello di slegato da quello di corretto e scorretto. Un grande esperto può essere corretto e può essere perfettamente, profondamente corretto in quello che dice, senza per questo poter pretendere di imporre la sua visione agli altri. Esattamente come capita appunto a chi ritiene ingiusta la morte di sentirsi dire «Sì, ma è naturale, sì, è naturale, ma secondo me non è giusto che gli esseri umani muoiano». Esattamente come può succedere che ti vengano a dire «Sì, questo governo è perfettamente legale», ma tu risponda «Sì, ma secondo me non è giusto». Esattamente come ti vengono a dire «Io ho un lavoro perfettamente legale, io non ho mai fatto male a nessuno», tu vai a vedere che cosa fa quello di mestiere e ti rendi conto che non ritieni esattamente giusto quello che fa, anche se sicuramente è perfettamente legale. Ancora una volta, per quello che riguarda la chiarezza dei nostri cervelli e per quello che riguarda la semplificazione del dibattito, in maniera che non si facciano questioni di lana caprina, che non ci si soffermi su questioni che non ci si soffermi a parlare a lungo di cose in cui in realtà si sta parlando di questioni diverse, esattamente come io dico che a me piacciono le mele e quell'altro risponde sì, però l'alba è meglio, no? Ecco, tu parli dell'alba, io parlo delle mele. Allo stesso modo non scontriamoci più fra corretto e giusto, perché sono due piani di discussione completamente differenti. Ciao!